dovrei avere 85 monete d'argento e ne bastano, se non sbaglio, 50 per sbloccare il requisito del mercante. Mercante è un NPC che... Ma che voti che fa? Vende la roba, cioè, non è che... Me la vado un po' ad esplorare un pochino sto mondo, perché... infatti è arrivato il mercante. Gli NPC arrivano, hanno la possibilità di arrivare la mattina, non arrivano sicuro, quindi vediamo il mercante, dai. Lui c'ha uno shop. Allora, come vedete qua, vende parecchie cose. Siccome questo è un let's play short, non mi servono i fiori per fare i colori, però vendono abbastanza bene. C'è uno 22 argento, insomma. Frutta, sta roba qua, le hunter potion, non me ne frega niente, non mi... È la miseria. Due gold coin per la living bloom. Piatela. Cioè, normalmente non la venderei, però, minchia, piatela. Le casse mi servono, furniture, vabbè, copper, bla bla bla. C'ho tre monete d'oro. Allora, la prima cosa che prendo è una piggy bank. Vedrete poi che ce devo fare. Posso rirollare senza spendere munizioni, sta roba. Ho arrivato pure il demolitionist, molto interessante. Ok, prima cosa mi prendo un po' di torce. Pozioni di vita, perché mi servono assolutamente. La bugnet mi permette di catturare le esche per la pesca, che mi serve. Quindi l'acquisto. Sta roba, la seagull. Serve prendere il fieno. Non ci fai roba, insomma, non ci serve. Le corde invece mi interessano. Ok, allora, l'importante è la piggy bank. Diciamo che su Minecraft è una sorta di ender chest. Piggy bank è semplicemente fatta per i soldi. Se tu c'hai soldi dentro la piggy bank, a parte il fatto che quando muori non li droppi perché stanno qua dentro. Se io adesso ritorno dal mercante per comprare qualcosa, mi dà i soldi della piggy bank. Quindi non devo andarli a fare avanti e dietro ogni volta. Il demolitionist, ecco qua, infatti. Un altro mercante che serve solo appunto a vendere cose e ti vende robe. Le granate sono fortissime, ve le consiglio, ma state lì lontano perché se vi esplodono in faccia fanno un male cane e morite. Però sono fortissime. Le bombe ci aiutano a scavare parecchio. Dinamiti, oddio, preferisco le bombe. Ok, abbiamo più o meno finito un po' tutto. La piggy bank, se ne comprate un'altra, cosa che io effettivamente, ma sì, la faccio. Se voi vi portate appresso una piggy bank, ma ricordate che servono delle piattaforme per posizionarla, voi che potete fare? Piazzare la piggy bank per terra e ci avete uno in ender chest. E questo gioco ha qualcosa come 3-4 tipi di ender chest. Vuol dire che sono degli storage comuni, dove qualsiasi piggy bank apri ha sempre quello storage, quindi ti puoi portare con te parecchie cose. Se tu vai in giro, io piazzo la piggy bank, c'ho praticamente dello storage extra. Ho due casse, le piazzo giù, ci butto tutto a posto. Io devo dire la verità, in realtà volevo parlare un po' di delle balance changes, di raccolgo cose intanto. Fuori, non mi interessa. In realtà non lo sto facendo a caso, mi serve per il bestiario, per, anche se in realtà non serve per collezionarli, basta raggiungerli. E minchia che culo, già abbiamo la Crimson, io scappo velocemente. Potete vedere in azione la mia prima arma, il Baby Finch. Però, insomma, non ci vado da nessuna parte. Ho bisogno di upgrades. E il primo upgrade che mi interessava era appunto raggiungere 10% del bestiario, che ora sono 2,3. I critter, basta avvicinarsi, i nemici devi ammazzare almeno una volta. Effettivamente, ora che ci penso, io questa crimera aspetto che crepi, perché è un punto in più di bestiario, via! Questo è pure uno slime, no, fermate. Sono morto. Sono già morto, in realtà, ve lo dico subito. Arriviamo sta vertebra. Sì, dai. Fuggi. Attacca lui. È un cattivo. Scusi, signore. Le balance changes dicevano che avevano migliorato le AI del Finch. A me mi pare uno schifo, però vabbè. Cioè, hanno anche detto che è intenzionalmente una pippa di design e ha senso, perché sì, la prima arma Sam. No, porca miseria, gli ho fatto la scaletta, sti deficienti. Ma porca. Allora. Fermo. Ok. Rimani là. Vai, Finch Staff. Questa è una cosa abbastanza broken dei summoner, che hanno la possibilità appunto di attaccare. Tutti i copri, questi attaccano. Però minchia, ma fai schifo, ma... Dai! Ah, Gesù. Introduciamo le corde, che sono molto utili nell'early game. Quanto pare attacca solo se c'ha visibilità. Ma che schifo, dai. Si sta letteralmente facendo notte ad aspettare che un mostro con 210 punti vita viene crepato dalla Finch Staff che fa 1, 2 o 3. Vabbè, però a me serve la zoologa, quindi... Oh, allora, questa è una dei bloom. Questi sono dei fiori alchemici, sono molto importanti. Li vedremo. Ah, tra l'altro... Quick start to nearby chest. Quick start to nearby chest. Tu passi, clicchi e tutto quello che già c'hai viene messo automaticamente nelle casse. Quanto cazzo è figa sta roba.
Minecraft muto proprio. Comunque, il problema dei mondi piccoli è che appunto i biomi sono parecchio vicini e vi assicuro che non resistete. Avere la Crimson così vicino è un grosso problema. Tra l'altro, le Crimson e la Corruption infettano. Cioè, tu devi bloccare l'infezione, sennò ti si corrompe il mondo. Ci stanno dei modi, poi li vedremo. Invece, qua sì, qua a destra abbiamo il deserto. Ah, il deserto e il ghiaccio sono abbastanza neutrali come biome. Sono più difficili della foresta normale, però non sono così tanto difficili. Mo io scappo da questo avvoltoio stando sott'acqua, avendo cura di respirare ogni tanto. E piace qua, madonna, fa 50 di... fa 42 danni. Questo due colpi mi ammazza. Yasu, muoviti. Non so se devo morire prima annegato o di noia. Ok. Ok, abbiamo quindi il deserto. Abbiamo i cactus. Ne prendo parecchi, crescono, si generano automaticamente sulla sabbia se sei in un desert biome. Con la sabbia ovviamente ci fai le solite cose, il vetro, la sandstone. Per il momento skippiamo una dragonfly. Ci sono stato abbastanza vicino, quindi me l'avrà sbloccata nel bestiario. Allora, a questo punto sono abbastanza lontano da casa, che se provo a tornare indietro mi squarta qualcuno appena si fa notte, quindi... invece che faccio? L'esploratore. Faccio una rope coil usando 10 corde, così la lancio. Aia. C'è il full damage, ce n'è pure tanto, quindi... sì, se non c'era quell'acqua lì ero morto. Ok. Ancora. Perfetto. Aia. Porca miseria. Sì. L'idea mia era andare a prendere un oggetto che ci permette di teletrasportarti allo spawn, perché ci sta. E niente, non ho fatto in tempo. Quindi, ricordando sempre il fatto che il mio obiettivo è sbloccare la zoologa, noi siamo al 3%, santi dinci. Allora, intanto vediamo che possiamo fare col cactus, perché c'è l'armatura, che ha un nuovo set bonus, che praticamente fa danni a chi ti tocca, che non è male, soprattutto per un summoner. Abbiamo la spada, il piccone, che è comunque uguale a quello di rame, però non ha il bonus negativo del range. Ci vogliono troppi cactus però per fare l'armatura. Siccome comunque, beh, posso iniziare a fare qualche pezzo però, dai. Tanto comunque questo non dà niente. Questo mi dà comunque uno di difesa. Quindi uguale, c'ho la stessa difesa di prima. Però appena ho abbastanza cactus faccio quella completa. Allora, un'altra cosa, di notte gli NPC vendono cose diverse, anche in base alle fasi lunari. Dipende da tante cose. Anche quando uccidi determinati boss si sbloccano diversi shop. Tra l'altro, lo scopo di questo gioco è progredire in base ai boss. Cioè fai i boss sempre più difficili finché non batti l'ultimo. Tra l'altro hanno aggiunto anche gli end credit adesso, la prima volta che lo batti. Quindi il nostro obiettivo su questo gameplay sarà questo, sarà quello. Ok, quindi di notte il mercante vende le glow stick, che le puoi lanciare, sono come torce, ma le puoi lanciare e illuminano anche al buio. Mi prendono un po' sta Fallen Star, non mi serve molto il mana però. Allora, siccome mi sta venendo mal di gola, perché sto registrando primo e secondo episodio back to back, io direi che il video lo riprendo domani quando ho la voce fresca, se avrò la voce fresca, e ripartiamo di giorno, perché adesso non c'è molto da fare. Quindi io guarderò lo schermo domani mattina finché non diventa giorno e poi riparto per la registrazione. Ok, sono successe un po' di cose in realtà, ho fatto passare un paio di notti e mi sono messo a costruire un pochino la notte, ho ricreato la casa, l'ho fatta un pochino più decente. È arrivato anche un nuovo NPC, il Die Trader, Bodashtart, che è completamente inutile, vende colori e poi in hard mode ha delle quest in cui possiamo trovare delle strane piante in giro, vendergliele, dargliele in cambio di colori particolari, ma tutta roba che non ci interessa. Ho fatto anche una zona per le crafting station, queste sono quelle principali, abbiamo una workbench, ho messo una piggy bank, però in realtà questo lo sostituirò con una bottiglia perché permetterà di fare le pozioni. La fornace per fondere i minerali. E ho comprato dal mercante un'incudine, costa più o meno 50 silver. E l'incudine si può anche craftare con il ferro, con il piombo, e serve per creare qualsiasi materiale dai minerali, dai lingotti, quindi asce, armature, armi di ferro, rame, oro, eccetera eccetera. Niente di particolare. Qui ho iniziato a fare una piccola miniera, poi vabbè con calma mi ci metto.
E va bene, un'altra cosa che avrete notato, immagino, è la mia armatura. Perché le zucche, oltre ad essere più economiche, visto che si generano naturalmente sull'erba durante il periodo di Halloween, sono anche migliori, perché abbiamo il set bonus che aumenta il 10% il danno, ma ogni pezzo di armatura ha molta più difesa rispetto a quella di Cactus, che in realtà era 2-3. Questo invece abbiamo 2-3-2, quindi in totale abbiamo 7 di difesa. E abbiamo bisogno di tutta la difesa che possiamo avere. O anche... Ok, prossimo episodio volevo introdurre il discorso dei piloni e della felicità degli NPC, perché questo tizio, tra l'altro si chiama Gimli, vabbè, vuole andare sottoterra, mentre a Boda Start gli piace andare nel deserto. Spiegherò perché, come funziona la felicità degli NPC e il fatto che ti venderanno i piloni, e infatti ho lasciato uno spazio apposta per i piloni. Vabbè, andiamo alla prossima puntata allora. Shesha. Qui ho iniziato a fare una piccola miniera. Non è una miniera, è una miniera. Nooo.